Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi propongo un video haul molto particolare perché ho fatto un ordine su Cosmetic for Less per prendere il calendario dell'avvento di Essence. Perché desideravo tantissimo prendere il calendario dell'avvento e quindi l'ho preso. Ce l'abbiamo qui nella postazione perché è il prossimo video che farò. Allora, ovviamente mentre compravo su Cosmetic for Less, facciamo un giretto, compriamo qualcosa di particolare, ebbene sì. E quindi ho preso alcune cosucce. Comunque mi hanno regalato questi due omaggini, i mini. Cosa ho preso? Ho preso la spugnetta, questa qui di Revolution, perché mi piaceva tantissimo la forma e credo che sia ottima per quanto riguarda la stesura del correttore. La spugna in questione è così fatta, cioè molto particolare, vedete? È proprio a punta, così tagliata, e ha punta anche qui, però questa punta è molto più sottile e credo che sia ottima per mettere il correttore proprio in questi punti strategici che mi serviva tantissimo, quindi presa. Nell'info box troverete i prezzi di tutto. Vi piace questo make-up? Io l'ho fatto, non so se metterlo qui o mettere il reel su Instagram, non lo so, vi farò sapere. Poi un'altra cosa che ho preso, siamo in procinto del stavo per dire carnevale. Siamo in procinto di Halloween's e quindi ho deciso di prendere una palettina in crema per fare dei make-up e ho preso questa, l'avevo già vista, è Revolution, Make-up Revolution London per il Pride, ma io la utilizzerò per fare dei make-up un po' particolari perché sono tutti in crema, vedete, in crema, crema, cremina, e quindi la utilizzerò. È un po' sudata perché qua sta facendo caldo, non so da voi, ma qui si crepa di caldo. E siamo al 24 settembre, quindi vi ho detto tutto. Poi ho preso una tinta, una crema idratante. Qui dice che è una skin tint moisturizer, crema idratante a 55 ml di prodotto ed è nella colorazione medium light. Credo di aver azzeccato la colorazione, io lo spero con tutta me stessa. Ed è una specie di fondotinta, qui dice. Adesso lo apriamo e vediamo se ci ho azzeccato, se ho fatto la. Questo è il pack, è molto molto grande, vedete, molto molto grande. La colorazione light, non mi ricordo se c'era, ma comunque era chiarissima, quindi ovviamente se volete vi farò un video dove la proverò. Questa è la colorazione, credo che potrebbe andare. Eh? Vabbè, ne ho messa adesso una quintalata. Questa è la colorazione, vedete? Poi ovviamente la proverò e la proveremo, anzi insieme farò un video proprio nel provarla. E poi ho preso due prodotti di Essence. Uno è questo che è Hydratant Glow ed è uno spray per il viso. Qui c'è scritto per face, quindi faccia, quindi viso, body e hair. Ah, anche per i capelli, al profumo di cocco. Sente poco? Sì, si sente. Bello, si sente, mi piace. E quindi l'ho voluto prendere. Vediamo se c'è qualcosa che è scritto in italiano. Dona idratazione e luminosità viso, corpo e capelli. Senza siliconi, dermatologicamente testato. Quindi da provare assolutamente. Ottimo, ve lo faccio vedere anche da Visions. Eccolo qui. E poi ho preso una cosa che. Aspettate che prendo la sorellina gemella nel cassetto del fondotinta. Sì, perché ogni cassetto c'è una motivazione. Se volete vedere il video della mia nuova postazione, commentino sotto e la faremo subito. Allora, non so se vi ricordate di questo fondotinta che è il Fresh and Fit Awake Makeup di Essence. Io nella colorazione 10. Non so perché quando fanno vedere, io dico per tutti, quando fate vedere i fondotinta, dite la colorazione, no che fate scervellare le persone e fate scrivere come che colorazione è, che colorazione è, cioè ditela.
colorazione numero 10 per la mia carnagione, la numero 10, ed è pazzesca, ottima. Io mi sono trovata sempre bene con questo fondotinta, mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato tanto. Qui di norma c'è la righetta, vedete? Ma io lo sto tenendo a testa all'ingiù così scende bene il prodotto. Non so se, perché aprendolo, vediamo se riesco a farvelo vedere, non lo so. Comunque è quasi tutto vuoto, sto cercando di toglierlo con la spatolina, ma è difficile e quindi stavo cercando di tenerlo a testa all'ingiù, non lo so se ci riesco. Comunque, avevo visto questo nuovo fondotinta di Essence che è sempre Fresh and Fit Foundation ed è Vitamin Complex e Niacinamide. E sinceramente lo volevo provare perché le bottigliette sono identiche. Vediamo se si vede, vedete, sono identiche e quindi volevo vedere se il fondotinta è uguale per chi diciamo non trova più questa bottiglietta perché sicuramente troverà questa, quindi ero molto curiosa di vedere se è lo stesso fondotinta o meno. Poi ho preso il calendario dell'avvento, questo qui di Essence, non ho preso l'altro, oddio, c'è uno spoiler qua dietro. Comunque ho preso questo calendario dell'avvento perché lo volevo provare. Non avevo mai preso, mai preso il calendario dell'avvento di Essence. Io ho preso il calendario della Nivea, questo è quello di Sephora. Se volete vedere altri calendari che vi piacciono e tutto, scrivete un commentino che se posso lo acquisto. Quello di Asos è terminato e gli altri adesso devo controllare. Comunque questo è quello di Essence, volevo questo qui già fatto. Non mi piace il fatto che lo devo costruire io sinceramente e quindi è questo. L'ultima cosa che mi è arrivata poco fa mentre mi truccavo, ho fatto un ordine per prendere una palettina che è uscita. Non so quando vedete il video perché sicuramente su Instagram ho messo la foto, il video e tutto perché ero pazza di questa palettina quando l'ho vista, sinceramente, prima perché è fatta da lei, quindi tengo molto a alzare, aiutare, tra virgolette, le persone che fanno tutto da sé come Clio e come tante altre persone. E visto che lei aveva fatto la palettina e visto che a me piace tantissimo i suoi make-up, io non discuto né la vita privata né modi di fare tutto. Io adoro, io la maggior parte dei video che vedo su YouTube non me ne vogliono altre persone, sono dei make-up. Io per i make-up impazzisco. Se mi fate vedere altre cose, guardo malvolentieri i video. Però questa è una scelta mia, rispettate per favore la mia scelta e non giudicatemi per questo. Ognuno fa i video che vuole, ognuno fa quello che vuole su YouTube, diciamo, nel rispetto di tutti. E quindi è la cosa che io guardo di più in assoluto. Io non guardo i vlog sto parlando della palettina di Melissa Tani. Non guardo i vlog perché non mi interessa, ho altre cose da fare e tutto. La cosa che mi piace tantissimo è quando fa vedere i make-up o fa vedere la sua collezione e tutto, ma quando fa vedere i make-up che lei fa, io rimango sempre a bocca aperta perché mi piace tantissimo. E quindi ve l'ho spoilerato, ho preso la palettina di Melissa Tani. Vi volevo far vedere come è arrivata perché l'hanno imbustata lei e il fidanzato, quindi è una cosa molto carina che le ha fatto. Arriva in questa busta di DHL, mi è arrivata in tempo 2 giorni, era in questo pluriball e poi questa è la confezione e devo dire che è molto molto carina, si apre così e qui troviamo diciamo il ringraziamento di Melissa Tane, quindi complimenti ancora. E poi qui abbiamo la sua palette. Vi farò un video a parte perché la utilizzerò e proprio in quel momento vi farò un make-up della palettina. Invece di farvela vedere soltanto così, vi farò direttamente il make-up. Questa è la sua scatolina e questa è la palette. Ve la faccio vedere così perché, vi ripeto, vi farò un video a parte con tutti gli swatch, eccetera, eccetera. E questi sono i colori.
Ma vi tranquillizzo perché poi la vedrete in action e lì vedete proprio la palettina in tutto il suo splendore. Farò sicuramente dei make-up, non so se li troverete solo qui oppure anche su Instagram. Io ovviamente vi tengo sempre aggiornati. Mettete la campanellina così sapete se ho caricato un video o per quanto riguarda Instagram, così scoprirete se metto del reel o qualsiasi altra cosa. Questo è tutto per quanto riguarda questo mini video. E non so, ditemi cosa ne pensate. Se anche voi avete acquistato la palettina di Melissa Tani, scrivetemi un commentino e andiamo subito a fare il video per quanto riguarda il calendario dell'avvento. Non so se vedete prima o dopo quale video, comunque andiamo a spacchettare. Ciao! Scusate, come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!